Parliamo di bilancio di sostenibilità riferito al settore zootecnico, in particolare all'allevamento bovino. Siamo abituati a considerare il bilancio come un foglio in cui nel flusso di un processo produttivo si vedono le entrate e le uscite e si mettono a confronto. In realtà il bilancio di sostenibilità è più da interpretare come una rendicontazione, come un resoconto, come una relazione, come un documentario, ecco, su come il processo produttivo si sviluppa e in quale misura rispetta la sostenibilità del processo produttivo stesso. Non soltanto una descrizione, ma anche un riferimento con dei numeri, con dei dati, cioè bisogna dimostrare come questa sostenibilità viene mantenuta. E qui è utile anche chiarire il significato di sostenibilità, perché non ha nulla a che fare con il verbo sostenere della nostra lingua italiana, ma deriva dall'inglese, dal verbo sustain, che vuol dire prolungare. Per cui un processo produttivo sostenibile è in grado di replicarsi in futuro più volte, diciamo all'infinito, anche teoricamente, perché non depaupera l'ambiente in cui esso viene sviluppato, e quindi si può riproporre anche alle generazioni successive. Il COALB, il Consorzio di Tutela della Razza Piemontese, ha realizzato forse per primo, come consorzio dedicato a una razza bovina, forse per primo anche nel settore dell'allevamento bovino in Italia, ha realizzato un bilancio di sostenibilità proprio dedicato all'allevamento del bovino di razza piemontese.